Allora, Natale Zennaro, li presento da qui e li vado a raggiungere sul palco, ancora cabaret, ancora comicità, con il duo di coppe. Eccoli, applauso. Duo di coppe ad Insieme. Buonasera pubblico d'Insieme, buonasera Salvo La Rosa, straordinario padrone di casa, e buonasera al pubblico che ci segue da casa, Salvo. Padrone di casa, forse se vuoi anche straordinario, però ogni volta che io presento il duo di coppe arriva l'asso di mazze, che non l'ho capito. È un problema tecnico che è l'ultima volta che si presenta, perché devi sapere che col mio socio ci siamo consensualmente separati. Consensualmente, ognuno ha inseguito le proprie passioni. Io sono rimasto qui a esibirmi, a fare l'artista, l'intrattenitore. Lui invece è andato in Amazzonia, caro Salvo. Sì, è andato a fare l'ammaestratore di animali, e lì animali ce ne sono tanti. Ci sono cucucciglie, zazzamiti, chiattiti, diraciato, piena. Sorprese, Salvo. Questa sera sorprese. Sorprese per te. C'è una sorpresa, dimmi. Sì, due sorprese. Due. Una straordinaria. Siamo in collegamento in diretta con l'Amazzonia, perché Salvo voleva salutarti. Adesso è felice. Regia, per favore, metti in collegamento il satellite, che Salvo ci saluta. Buonasera Salvatore, buonasera pubblico d'Insieme. Buonasera. Che bello, mi trovo in Amazzonia, che facendo l'amministratore d'animali. Sì. Prima mi hanno con l'animale di mio socio, ma riuscivo che stai facendo dei misteri, l'amministratore d'animali. Non tutti sono ammaestrabili. Vabbè, ma chi sono sui dettagli? Salvatore, ti volevo dire, quando mi viene a trovare, ne facevo mangiare le moschette, dottore, io potrei un poco di civiltà, capotai. Aspetta che ti faccio vedere, te ne do la prova della civiltà. Aspetta. Ginuzzo, avvicina poco a fare, che sei raffreddato, dai, portami. Ginuzzo, grazie. La canna è strada, il gorilla. Ti saluto e alla prossima, va bene? Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Saluta. Ciao. Vabbè, fate un applauso a Ginuzzo, il gorilla. Ma è felice. Civilizzato. Ha raggiunto lo zenith della felicità. E adesso sarai felice anche tu. Perché? Perché c'è un regalo per te. Vediamo. Ti sembra un muretto? Non lo so. C'è l'abusivismo edilizio, che si chiama. Fino a qua, ora fanno il condono e lo possiamo lasciare. Va bene. Salvo, sì. Emozioni. Sì. Per favore, la regia audio, chiedo gentilmente un rullo di tamburi. Ma chi è? Soprattutto che cosa Pappagallo è? Gigante. Pappagallo gigante. Straordinario. Ciao pappagallo. Adesso proviamo a parlargli, sì. Emozione. Pappagallo parla, quindi. Ciao pappagallino, tu come stai? Io buono, tu non sei buono, perché parla così, sei malato. Non sono malato, parlo così lentamente per farmi capire. Tu capire me? Sogno un pappagallo, non sogno scemo. Sì. Non preoccuparti. No, mi preoccupo affatto. Io sono dalla parte del pappagallo subito. Ma non ti preoccupare, perché Poi lo faccio attaccare. No, non c'è bisogno, vai. Lo faccio attaccare? No, mi scivola. Ieri l'ho arresto domiciliare. Zitto. Salvo, guarda, questo è un pappagallo rarissimo, pregiatissimo. Mi sono segnato alcune caratteristiche straordinarie. Per esempio, so che è una razza, ahimè, in via di estinzione. Siamo tutti cefrati, che ne ci fichi io. Zitto. Estinzione. Va bene, in via di estinzione. Vedi cosa capisci. Allora, Salvo, ti dicevo, questo è un pappagallo pregiatissimo che è stato addestrato personalmente, signori, dal mio socio in Amazzonia. È la prima creatura che esce da lui. Ed è un pappagallo che ha delle qualità straordinarie. Guarda, mi ha detto che è talmente bravo, talmente ordinato, che può stare qui su questo palco per tutte le prossime puntate. I soldi ci vuole, Salvatore, i soldi ci vuole. Basta. È un po' esoso come pappagallo, vabbè, però. Allora, è talmente intelligente che lui riesce a fare delle cose straordinarie, riesce a riconoscere cose, fatti, personaggi, soltanto guardando le fotografie, le immagini. Adesso ti faccio vedere, perché veramente va attenzionata. Allora, pappagallino! Io Benito mi chiamo! Va bene, Benito. Un attimo, ti faccio vedere le immagini. Non tutti hanno pappagallo, non tutti hanno pappagallo. Salvo, allora che fa? Ti piace? Lo vuoi questo pappagallo? Beh, per la verità non ho che farmene, però insomma... Sì. Tu ce l'hai l'uccello? Mi faccia vedere le fotografie, dai. Non ce l'ha! Non ce l'ha. Basta. Allora, attenzione, facciamo vedere delle immagini. Dove siamo qui? Roma!
Bravo Benito, e come si chiamano gli abitanti di Roma? Romani! Pappagallo stupidino. Tesoro! Pappagallo, come si chiamano? Romani! Romani, come romani! Zitto! Che cos'è questa? Lo sa. La mucca! Mucca! Bravo! E che cosa produce la mucca? Un bestia così. Vi facciamo vedere un personaggio famoso che questo lo sa. Pappagallo, non devi distrarre, pappagallo. Chi sei? Berlusconi! No, questo è Matteo Renzi ed è il presidente del Consiglio. La stessa cosa! Tu la devi finire, ti direi credenate. Non ce la facciamo più. Questa è statina politica. Vabbè, dai. Avanti, l'ultima immagine. Dai, l'ultima immagine, dai. Che cosa sono queste? Bottoni! Bravo. E chi è che attacca i bottoni? I io da più fuori e tu rumbulale. Tira la spazzatura. No, 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 zitto, guarda, zitto. Prendi lo zuccherino. No, che io ti abbedo. E mi parlo un camotadello. Parlo un camotadello, non ce n'è, va bene. Stai zitto. Vabbè. Stai zitto. Allora, Salvo, vabbè, dai. Anche un'altra caratteristica vabbè. Straordinaria, questo pappagallo riconosce le banconote soltanto guardandole. Ah, sì? Sì, 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 sì. Per esempio, io adesso ti farei vedere questa cosa meravigliosa che fa, ma purtroppo sono sprovvisto di denaro, perché lo sai, noi artisti abbiamo questo rapporto conflittuale col denaro, camminiamo sempre senza soldi in tasca. E quindi cosa vorresti? Eh no, perché noi altri, come siamo? Siamo leggeri nei confronti del denaro, siamo distaccati. Tu sei cretino e da più fuori, va bene? Salvo, scusami, non è che tu avresti, che ne so, una banconota da prestare? Guarda, pur di liberarmi del pappagallo, 5 euro ti posso dare. No, no! Vieni qua su, vieni qua! Ma sono Piero Chiuso, scusi! Zuccherino! Non è solo intelligente questo pappagallo, è anche un pochettino spertulido. Ti devo rimproverare, Salvo. Perché? Beh, perché i 5 euro tu lo dici, quello è pappagallo, ripete, sente e ripete. Vedi che ripete? Lo ripeto. Vedi se hai un'altra banconota e non dirne il taglio. Perfette, sì, queste sono perfette. Sì. Si vicina, sì. Guarda, attenzione. Sono 50. Benito, sì. Quante sono queste? Non è vero, avvicina. Benito, quante sono queste? È vero, avvicina. Posso, vero? Certo, ormai. Benito, quante sono queste? Buono, su buone! Basta, basta. Allora, Benito, quante sono queste? 50 euro. Erano. Hai visto? Straordinario. Ma signori, che straordinario, applauso. Scusami. La natura, la bellezza della natura, le capacità. Tu mi hai chiesto i soldi per far sì che lui potesse dimostrare che li riconosce. Esatto. Ora li vorrei indietro, cortesemente. Ah, li rivuoi? Certo. Ma non fare così, Salvo. Io vengo, mi mortifichi. Li vuoi questi 50 euro? Certo che li vuoi. Animale intelligente, uomo erectus contro animale, chiedo, me li restituisci. Va bene, giusto? Speriamo. Benito, gentilmente restituisci 50 euro a Salvo La Rosa. Hai visto? Sta percependo. Benito, ti ho detto cordialmente, restituisci 50 euro a Salvo La Rosa. Ma che bella scagliola! Benito, sono tanti 50 euro di scagliola, Benito. Per fare un biglietto di ritorno, mia moglie mi cerca l'Amazzonia. Boh, poveretto, fa pena. La moglie lo cerca in Amazzonia, pensa un po'. Ma dai, mettiti nei suoi panni. Ma scusa, però... sono dei miei pinni da mettere, sapete? Tu la devi finire, se cretino, va bene? Vorrei restituire i soldi, dobbiamo andare avanti, va per bene. Favore. Senti, sì, ascoltami. Sì. Io purtroppo ho dimenticato di dirti, questo è un animale molto intelligente, sì, ma ahimè è anche molto disubbidiente. Disubbidiente? Sì. Bisognerebbe trovare una soluzione per farci restituire il denaro. Ma ecco, ci vorrebbe forse qualcuno di voi che sia esperto di uccelli. Meglio esperta in uccelli. La finisci? La finisci? Vabbè, tu sai qualcosa? Non so niente. Guardo su internet. Sì. Aspetta, bisogna avere un po' di serenità. Pappagallo gigante, Amazzonia. Ecco qua, razza tipicamente disubbidiente. Questi animali, l'esemplare maschio, per renderlo più obbediente, va castrato. Castrato. C'è scritto così, è vero. Va castrato. Senti, domani ti giuro che lo porto a castrare. Dobbiamo farlo, per favore. Dobbiamo andare avanti. Ora? Siamo in ritardo, sì, dai. Vabbè, senti, lo farei, lo dico qui davanti a tutti. Ma non posso, qui non ho i mezzi. Non avevi i mezzi? Non ci sono le forbici? Ma ci sono, non avete niente nello studio, ci credete? E allora niente, andiamo... Che è? Vedi, i nostri assistenti sono sempre solerti, bravi. Sono tu da fare l'affare dopo, non ho detto niente, sì. Fobici, chi sono due sciabole? Benito, io penso che devo tagliare. Ah, dai, appunto. Va bene. Volevo. Signori, scusate, chi è che si impressiona, siete a pigliocchi? Chi pronto? Benito, gli è uno, gli è due,
E buono chiù, non è che hai fatto scemo, pappagallo, babbo. Ma per 50 euro c'è pezzare la cirruzzo, no? Vabbè, ma che ci vuoi? Ma scusa, appunto la per 50 euro che aspettiamo. Il duo di coppe, Salvo e Diego. Grazie, grazie. Il duo di coppe. Dalla Manzoni e il maestro Lantoni. Il pappagallo incorporato.